20.000 mi piace fare un altro combo e primo giocatore con un altro Food Birthday di settimana prossima del Team 2. Bella ragazzi, carichi come non mai da Fish Gamer. Oggi ragazzi, siamo qui con un video incredibile perché oggi ragazzi, siamo qui con il combo e primo giocatore compleanno di FIFA. Auguri, 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 auguri FIFA, auguri, auguri. Ma potessi fare un regalo, però, con Maroche. Iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare al milione di iscritti. 20.000 mi piace per il prossimo episodio del Compre il Primo Giocatore. Settimana prossima, ragazzi, dovrebbe uscire il Team 2, teoricamente, del Food Birthday. Non ne sono sicuro, ma probabilmente sarà così. Oggi andremo a fare il Compre il Primo Giocatore con Ferran, Mendy, terzino sinistro, 5 stelle piede debole e 5 stelle skill. Intanto, ieri, mi fai un regalo? Vediamo se la EA sarà gentile con me. Vediamo un po', ragazzi. Pacchetto da 100.000. Un walkout mi andrebbe bene. Perfetto. Auguri FIFA. Occhio all'easter egg, ragazzi, che ci sarà dopo per la squadra. Andremo a fare la squadra francese, visto che mi son fatto, scusate, che mi son messo la maglia della Francia, appunto. Ferran, Mendy, allora, l'ultima volta che ho visto valeva 1.100.000. Vediamo quanto vale adesso. Ancora di meno, ragazzi, 900.000, veramente? Porca miseria, ragazzi, stamattina ho detto valeva 1.100.000, adesso vale già 900.000. Beh, però una signora carta, se devo dire, ragazzi. Questo forse dopo Davis è il terzino sinistro più forte del gioco. Forse questa è la miglior carta, non lo so, ragazzi. Secondo voi qual è il migliore, lui oppure Davis, Toti? Non lo so, ragazzi, secondo me è una bella lotta. Intanto qui l'abbiamo comprato, speriamo di non scartarlo, altrimenti ci ha girofuso 1.000.000 crediti, quindi non bisogna perdere la partita che andremo a fare dopo in Division Rivals. Ragazzi, allora mettiamo subito portiere francese e mettiamo minimo 20.000 crediti. Boom, così, Bernardoni, minchia, sembra l'italiano Bernardoni, porca miseria. E quanto costa? Gif adesso costano tanto, porca. Che miseriaccia. Però, guagli 82 if, 59.000, non lo vedevo dai tempi di Papa Bonifacio VIII, porca miseria. Terzino destro francese, mettiamo minimo qui 30.000 crediti. Se non sbaglio, qui c'è un altro Food Birthday, ci potrebbe uscire. Vediamo subito, eccolo qui! Me lo sono chiamato ed è uscito Sambia. Vediamo a 5 stelle mosse abilità, ragazzi. Incredibile, incredibile. Abbiamo praticamente terzini che festeggiano l'anniversario di FIFA. Beh, ci può stare. Costa lui 120.000 crediti, 119. Ok, 114, andiamo a acquistare questo. Ok, già finito, quindi compriamo questo a 119. Due difensori centrali. Allora, il primo che ti chiedo è Varane. Sinceramente vorrei solo lui, poi l'altro fai tu a piacere, yeah. Ma raccomando, per il primo che ci deve essere Varane. Ok, ti voglio bene. Wow, ci sta pure dei selli Prime e Blank. Cioè, Prime Moments, sì, vabbè, quello alla fine. Allora, lui costa 54.000 crediti. Mi ricordo ancora inizio game che valeva 2/300k. Allora, l'altro difensore centrale, io direi sempre di mantenerci non troppo alti, anche perché sennò sarebbe troppo facile vincere la partita, no? Quindi, 35.000 crediti. Secondo me ci uscirà Nif. Guardate che vi dico, perché gli if costano tanto. Ok, ok, va benissimo ragazzi, mica se prendo gol sta partita, che cavolo, non devo più giocare a FIFA. Allora ragazzi, potrei fare l'asta per lui, andiamo subito a fare, vai. Allora io darei una bella botta e mettiamo 1.600.000, vai, una bella botta, facciamo capire chi comanda. Aggiungi capito. Io sono disposto a spendere pure 2.100.000. Fate conto ragazzi che questo qua 2.100.000 è quello là più basso che sta sul mercato. Quindi potrei pure fare compra ora. Però diciamo che non la faccio. Facciamo un po' di asta. Porca miseria, 2.080.000, porca, per 20.000 crediti. 20.000 crediti devi spendere. Ma vaffanculo. No, che cazzo, no, non ci credo. Ma come, ma sono vero? Dimmi che l'hai comprato, ti prego. No, non ci credo. Dov'è? Dov'è, ragazzi, il mio design lì? Ma in teoria me l'ha scalato i crediti. Comunque, ragazzi, allora, ho messo sto modulo 4-2-2, voglio provarlo in questo nuovo compro primo giocatore. Quindi adesso andiamo con il CDC. Allora, CDC francese, andiamo forti qua, 60.000 crediti. Ci potrebbe uscire Petit, e invece ci esce Trezeguet. Minchia, ma ci poteva Shikama almeno 1.500.000, però almeno mi faceva il difensore. Questo c'ha 40 di difesa. Ma porca miseria, ma perché li becco io tutti questi? Porca miseria, accia. Ma gli metti CDC, ma è mai possibile che mi esce Kist? Prendiamo le COC a 135.000. Cacciatore. Ok, eccolo qua, due icone, ragazzi. Comunque, cioè, ci stanno un sacco di icon francesi. Allora, adesso, CDC ci deve uscire un icon con i controcoglioni. Oppure un giocatore tipo Kama...
a 1,5 milioni. Quindi mettiamo, ragazzi, 100k. E adesso preghiamo che non ci esca. Là, ho visto in quella pagina c'era Cantona. Ti prego, non farmi uscire Cantona. Golo Kanté, quanto godo, mamma mia, quanto godo un Golo Kanté, vai. Adesso dobbiamo andare con il COC. Pure qua dobbiamo spendere un bel po' di crediti. Però mettiamo qua 70k, dai. Anche perché il primo dei due COC. Vediamo chi ci esce. Tauven con bene 250.000 crediti. Quanto vale? Sì, 250k, però ci può stare. Dai, buono, 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 mi piace, mi piace. Allora, primo ATT, poi ripassiamo al COC. E qua il primo attaccante, diamo una botta, 100k. Vediamo cosa ci esce. N'Golo Kanté. Ok, non possiamo. E non possiamo. No, e quanto vale quello? 4.900.000, io non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Penso che sia una delle carte più forti che abbia mai trovato nel compro il primo giocatore. Che in realtà è il secondo, però Kanté già ce l'ho nel club. Meno male che non mi è uscito Makelele, porca miseria. Ragazzi, Cantona è l'attaccante francese più forte che ci poteva uscire. Vediamo quanto costa. 4.970.000. Questo è quello là, che costa di meno. Vabbè, forse Mbappé Toti pure era forte quanto lui. Però Cantona è da provare. Io ho il mid, se non... No, io ho il prime. Vediamo adesso, proviamo questo. 116, 105. Questo quanto vale? Quant'è? 77, 96 gol. Ok, ragazzi, andiamo a fare questo acquisto. Da 4.970.000 crediti. Porca miseria, ho speso tutti i cacchio di milioni. Tutti i milioni ho speso. Adesso riandiamo con il COC. No, lasciamo francese e mettiamo minimo qua. Abbassiamoci, 50.000 crediti. Cerchiamo di... Ok, va bene Paul Pogba, anche se versione un po' scrausa questa qua. Vabbè, praticamente la oro. 40k solo. Compriamo questo qua, vai, 36.000 crediti. Adesso passiamo all'altro attaccante. Sono sicuro al 100% che ci esca uno scarso. Non lo so, mi sento sta cosa. Però, ma no, perché tengo pizzeri? Mettiamo 80k. Ci può stare, ATT, francese 80k. Minimo 80k, vediamo chi ci esce. Kylian Mbappé, ragazzi. E questa partita, veramente, se la perdo, non farò mai più incombere il primo giocatore. L'ho detto. Penso che sia una delle squadre più forti che abbia mai avuto nei compi primo giocatore. Occhio ad easter egg, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, quale, appunto, vi lascerò un cuoricino a chi posso. Quindi, partita di Division Rivals, incrociamo le dita e speriamo bene. Mamma mia, sto facendo un troll. Mamma mia, voglio What's that? Vediamo l'avversario. Team Chiappetto. Mamma mia, Gullit. Gullit Prime, questo c'ha. Non è da sottovalutare. No, Pupa in porta. No, 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 già perso. Vai, si parte. Dai, Cantona. Tauven, forza. Mettila al centro. Mettila al centro per Cantona. Ah, perché non era da Cantona? Vai, Mbappé, Mbappé. Non è fuori gioco. Come mai non è fuori gioco? Come mai non è fuori gioco? Prendiamoci sto gol e andiamo a casa, ragazzi. Mamma mia, questo era fuori gioco netto. Però mi sa che l'ha toccata lui e me l'ha data. Boh, può essere. Oh, no, non mi dire. No, non quitti, è impossibile. Vai, metti la centra a Cantona. Cantona. Mannaggia, ground. Dentro Tauven. Tauven dentro per Cantona. Cantona, Cantona, Cantona. Pope, stranamente. Vai, Mendy, dentro per Tauven. Vai, vai ancora dentro Mendy. Mendy, 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 Mendy. Non ci credo, ma ci ho creduto. Mendy, chiede 1-2. Ancora Mendy, Mendy, Mendy. Dai, non puoi sbagliare adesso. Non puoi sbagliare adesso, eccolo. Quanto è forte, quanto è forte. Fernand Mendy, football day. Ed è 2-0. Vai, 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 vai. Mamma mia, che mostro di sei lì. Mamma mia, quanto godo che me l'hai falciato. Significa che stai rosicando male. Coglion, coglion. Vai, 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 vai. Mettile in mezzo, mettile in mezzo, mettile in mezzo. Cantona, sei da solo e va. A segno, 3-0. Ehi, e vai, 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 bravo. R1, R1. E così, va bene, ci posso stare. No, Sambia, Sambia, ma dove cacchio sei? Sambia, Sambia, Sambia. Ma no, c'è il T-Bot, non so chi mi pare. Potete immaginare, qualche giocatore del Napoli. Tauven, guarda Mendy che arriva. Mendy la può passare al centro per Cantona. La chiude lui, la chiude lui, ragazzi. Il giocatore da quasi 5 milioni. E mi pare pure il caso. E mi pare pure il caso. Guarda il secondo palo. O meglio Cantona. Ma che... è svenuto. Finisce, finisce la partita, ragazzi. Veramente una squadra
al bacio. Non dico da Weekend League sta squadra, forse Trezeguet a centrocampo non c'entra niente. Se ci fosse stato Vieira al posto di Trezeguet sarebbe stata una squadra perfetta, perché Cantona, Premoments, Desailly, Premoments, voglio fanno paura, lo giuro. Quindi mi raccomando, per altri video del genere, mi raccomando, 20.000 mi piace, salviamo Mendy Food Birthday, meno male. Quindi iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare al 1.000.000 di iscritti, quindi lasciate un mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, noi ci ribecchiamo nel prossimo video. Bella ragazzi!